Beatrice Rossato, innanzitutto complimenti, finalmente è arrivata la prima vittoria della tua carriera, dopo tanti piazzamenti e dopo averla accarezzata tante volte, finalmente un successo pieno. Il tuo primo pensiero dopo il traguardo? Beh, il mio primo pensiero è andato inizialmente a me stessa, perché dopo tutto l'impegno sono riuscita finalmente a vincere come volevo, staccando tutte le avversarie. Niente, in secondo luogo devo ringraziare i miei genitori che mi seguono sempre, mi hanno supportato e anche grazie a loro sono riuscita a vincere quest'oggi. Passiamo alla cronaca della corsa, una vittoria partita da lontano con una fuga promossa a metà gara e poi raccontaci il resto. Sì, siamo andati via in due a metà gara, poi siamo ricongiunti in un gruppetto. Poi sulla salita siamo state insieme, abbiamo scollinato in 5, poi ci siamo nuovamente ricongiunte sotto il traguardo. Sull'ultimo strappetto c'è stata ancora selezione, all'ultimo chilometro eravamo di nuovo sempre le stesse 5. Io sapevo che non ero molto forte in volata, allora ho deciso di partire, me la sono giocata e è andata bene. Sofia Bertizzolo, oggi a Pradalunga seconda e prima delle junior, una gara interessante, molto movimentata nel finale, raccontaci com'è andata. Sì, è stata una gara particolarmente tirata, devo dire, il percorso era duro e sono stata sorpresa che non si sia aspettata la salita come al solito, il caldo ha fatto la sua parte, sono contenta perché è stata una gara molto particolare, è andata via prima la fuga di due, poi ci siamo ricongiunti in una decina e poi la salita ha fatto la sua parte come sempre. Si sta avvicinando il momento caldo della stagione, gli appuntamenti più importanti nazionali e internazionali. Il tuo stato di forma e le tue aspettative? Il mio stato non è ancora alla perfezione e spero di migliorarlo come ho fatto l'anno scorso. Poi io ovviamente punterò sia all'italiano che poi guadagnarmi il posto all'europeo e poi vedremo. Comunque ci tengo molto anche all'italiano a cronometro, che l'anno scorso è un po' peccato, e vediamo di migliorarlo quest'anno.